grazie dell'invito, grazie all'invito al laboratorio Lapsus, che conosco da tempo per la loro professionalità e appunto per questa idea appunto di filmare. Per questo non vado a braccio e di fatto quando poi si finisce sul web c'è sempre il rischio di ritrovarsi con delle affermazioni che non sono storicamente corrette. La prima cosa che ho fatto quando mi ha proposto questo incontro sul populismo americano, sono andato a vedere la lezione introduttiva del professor Cuzzi, che vi ha descritto un po' le mille forme di populismo e che cosa in effetti significa effettivamente il populismo. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, appunto uno dei presidenti che citava è appunto quello di Theodore Roosevelt come un po' un iniziatore. In effetti Theodore Roosevelt, così come Barack Obama, sono delle personalità politiche che cercano di arginare i populismi. Chiaramente, se vuoi arginare i populismi, devi parlare con le stesse parole dei populisti, cioè devi cercare di creare una coesione attorno ai temi che gli stanno più cari. L'esempio classico è quello di Barack Obama, che è la vigilia appunto delle seconde elezioni, cioè quelle che lo porteranno per la seconda volta alla Casa Bianca, è volato in Kansas a Ozawatomi, stranissimo da quelle parti, metà indiani, una trasformazione di un misunderstanding, proprio delle non comprensione del mondo. Quindi vola in Ozawatomi e dice che è arrivato lì a Ozawatomi per una serie di ragioni abbastanza importanti. La prima ricorda che lì c'era stato Theodore Roosevelt, 100 anni prima. Cioè Theodore Roosevelt, quindi siamo praticamente nel 1810, sceglie di andare in Kansas alla fine della sua presidenza per rilanciare il suo progetto politico, che questa volta si chiama Partito Progressista. Quindi capiamo subito che non c'è poi così una cosa abbastanza chiara sui partiti politici americani. Capiamo benissimo che ci sono due partiti. Il primo è costruito appunto da Andrew Jackson nel 1828, che si chiama Partito Democratico, e che in un certo senso assume tutti i contorni di un partito populista. E poi il secondo, che nasce all'alba della guerra civile, voluto da Fremont, che poi diventerà il partito di Lincoln, che è il Partito Repubblicano. In questo contesto di scontro tra due grandi partiti, spesso, io direi spesso, perché è facile trovare un terzo partito che sceglie di candidarsi. Possibilità di successo praticamente vicino allo zero. Però di fatto raccoglie molti voti e alla fine può darsi che modifichi il senso proprio e i risultati delle elezioni. Non so se avete presente lo scontro tra appunto George W. Bush e Al Gore. Anche Al Gore, in un certo senso, per i suoi toni messianici, era paragonato ai populisti. Però viene vinto proprio per un pelo da George W. Bush, viene vinto con una, tra l'altro con alcuni voti misteriosi in Florida e di fatto grazie a una sentenza della Corte Suprema. In questo caso il terzo partito, quello che poteva dare fastidio a Al Gore, era il Partito Verde, il Green Party. Quindi un Green Party che si prende una sua buona dose di voti e che tendenzialmente ostacola il successo di Al Gore, gli crea dei problemi. E tutti voi vi ricordate Al Gore per che cosa? Per essere un paladino del Movimento Verde. Capite benissimo che c'è una contraddizione in questo. L'interesse di Obama presentandosi in Kansas è quello, prima di dire ok, qui c'era stato Theodore Roosevelt, che cercava di arginare chi? Il Movimento Verde.
populista che si era trasformato in partito democratico, e poi vedremo come. A questo punto lui cosa dice? Un discorso molto interessante, lo potete trovare anche online. Di fatto dice che lui conosce i problemi della gente comune, perché sua madre è del Kansas, li conosce queste persone, ci ha vissuto assieme, prima appunto che i suoi nonni lo portassero alle Hawaii. E quindi dice chiaramente che i repubblicani vogliono difendere i ricchi, e perché avevano proposto un ricco, anzi addirittura un ricchissimo per la presidenza. E quindi lui si impegna per difendere la middle class. Ecco qui che Obama tocca le corde populiste e si propone come paladino del ceto medio e dei suoi interessi. Difende il suo programma liberale progressista, favorevole al mercato, ma anche la leva fiscale per ridurre le disuguaglianze, che lo ha portato poi dopo tutti alla rielezione nel novembre del 2012. Dopo aver ricordato che è qui che lui ha ritrovato le sue radici profonde, visto appunto che nel Kansas era nata sua madre e i nonni, Obama ha lamentato che tutti devono farsi carico di portare il paese in carreggiata, un paese in cui il lavoro duro sia impagato e tutti possono sperare di aver successo, a prescindere dal proprio punto di partenza. Solo così, aggiunto, possiamo ridare forza ai valori fondanti della middle class, il motore tradizionale dell'economia americana. Quindi un intervento chiaro che recupera Theodore Roosevelt in senso appunto antipopulista. E chiaramente lui che cosa si trova a combattere in questi anni? Ormai non deve combattere, cioè solamente combattere contro se stesso e con quello che non è riuscito a svolgere del suo programma così come ce l'aveva proposto, compresa la chiusura di Guantanamo e appunto togliere i Marines dall'Afghanistan, cose che non sono state realizzate. Lui si trova di fronte ai Tea Party, o Tea Parties di fatto, perché sono entità complesse, sicuramente un movimento populista, questa volta però organizzato nell'ambito della destra repubblicana, che se da una parte il congresso bocciava un tentativo di riforma fiscale per aiutare la middle class, dall'altra riempiva le strade di Washington con migliaia di persone vestite in abiti coloniali, che riportavano indietro le lancette del tempo alla rivoluzione americana. Arginare quindi vecchi e nuovi populismi, in questo caso si tratta di un nuovo populismo, anzi nuovissimo, anche se oggigiorno ci chiediamo dove sono andate a finire queste Tea Party, e poi spiegheremo anche perché sono scomparsi oppure sono andati underground. E comunque di fatto tutto questo sconfiggere il populismo è sempre stata una priorità per la politica contemporanea. In questo Obama ha giocato le sue carte migliori, che sono soprattutto quella del reale funzionamento del governo. Se questi ci dicono che il governo è il problema, noi dobbiamo dimostrare che questo governo funziona, e chiaramente quello che conta molto è l'economia in ripresa, che è sia quella americana, chiaramente, si è lasciata finalmente alle spalle non solo la crisi economica, ma anche appunto possiamo vedere che l'indice di disoccupazione è praticamente più vicino al 7 che non appunto quello che aveva ereditato dalle presidenze precedenti. Ecco qui che ritroviamo un po' la memoria in questo volantino elettorale del Partito Populista, come vi ha spiegato la professoressa nella precedente lezione. Il termine populismo non nasce negli Stati Uniti, ce l'ha detto anche Cuzzi, appunto io l'ho sentito online, questa parola russa deriva dal narodo, ovvero sia popolo, che comincia a essere utilizzata intorno al 1870. E
vi posso dare appunto questo documento che faccio circolare e che vi dice che potete andare a ricercare su questa risorsa, per cui l'università ha investito molto, American Historical Newspaper, è appunto tra le risorse della vostra biblioteca. E su cui potete trovare e cercare, se per caso dovete fare dei lavori sul giornalismo americano, degli articoli di giornale. Quindi, di fatto, mi serve sapere, ad esempio, quando in un contesto di stampa esce fuori la parola Uncle Sam, il zio Sam. Faccio una ricerca, ve la faccio circolare. Il senso della ricerca. Imposto la mia chiave di ricerca, Uncle Sam, appunto nel testo American Historical Newspaper, e viene fuori che Uncle Sam già appare nei giornali con la guerra del 1812 con la Gran Bretagna. Quindi la guerra del 1812 con la Gran Bretagna, che poi si concluderà nel 1815, portando appunto in auge un generale importante che poi diventerà presidente, nonché, come vi hanno detto, fondatore del Partito Democratico, intrinsecamente populista, Andrew Jackson, ritroviamo con questa guerra, ritroviamo già la figura di Uncle Sam. E chi è Uncle Sam se non un signore che si chiama Samson che commercia carni? E quindi tendenzialmente i soldati americani vedevano questo Samuelson che gli spediva dei viveri, chiaramente la guerra si combatte nel Canada, è un territorio molto freddo, e quando arrivavano questi viveri dicevano che era un regalo di Uncle Sam, quindi Uncle Sam US diventa un po' l'esercito americano. Questo per darvi un'idea del tipo di ricerca che potete fare con questo strumento. A me tendenzialmente l'occasione è stata quella di cercare la parola populist, non c'è. Nei giornali americani degli anni 70 dell'Ottocento la parola populist non esiste. Abbiamo il termine popular, vedete quello che ho scelto lì per voi, popular sentiment, popular interest, popular delusion, popular belief, popular education. Non c'è populist. Non c'è People's Party, quindi tendenzialmente la parola popolo, nonostante sia sempre centrale nella politica americana, a partire dal momento in cui i costituenti decisero di usarla per il preambolo della Carta Costituzionale, we the people, in order to form a more perfect union. Questa è la Costituzione, il preambolo della Costituzione americana, creata dalla Convenzione di Filadelfia. E in questo volantino elettorale trovate un'immagine di quest'epoca e della Filadelfia di quest'epoca, se appunto potete immaginare, è la campana, è la Liberty Bell, che ancora oggi rappresenta la rivoluzione americana, che proprio in quegli anni, gli anni del populismo, verrà portata a rappresentare la Pennsylvania nelle esposizioni universali che si tenevano appunto all'epoca. In particolare per quello che riguarda questi anni, che è appunto oggetto del mio ultimo lavoro, che si chiama Expo d'America, dalla mostra di Barnum all'evento globale. Quindi possiamo parlare dell'esposizione di Filadelfia 1876, l'esposizione per il centenario della dichiarazione di indipendenza, l'esposizione di Chicago 1893 chiaramente l'ultima di St. Louis nel 1904. In questo periodo il Partito Populista, di cui vi andrò un po' a spiegare le sorti, nasce e scompare negli Stati Uniti, riassorbito nel più ampio Partito Democratico. Questa forse è una domanda che ci possiamo fare ed è molto interessante. Ma allora, professore, questo tipo di populismo è di sinistra o è di destra? E spero che poi alla fine un po' il
di questa lezione, possiamo avere le idee più chiare nell'affermare che non è né sinistra né di destra, oppure di entrambi. Quindi partiamo da questo mondo di Filadelfia che crea la rivoluzione americana e a cui il movimento si ispira. È chiaro che i Tea Party hanno un altro punto di partenza di questa rivoluzione americana, non tanto la Filadelfia rivoluzionaria, ma 3 anni prima il Boston Tea Party, ed è appunto la copertina, tra l'altro, che avevo scelto per il mio libro Le città della rivoluzione, alle origini delle metropoli americane. Alle spalle vedete nel porto di Boston una serie di coloni che si travestono da indiani Mohawk per buttare a mare un carico di tè. Il 16 dicembre i patrioti sono guidati da Samuel Adams, se per caso qualcuno di voi adesso viaggia negli Stati Uniti se lo ritroverà come birra, e comunque da Samuel Adams è ispirata a questo patriota, che non avrà un grande successo, scomparirà lentamente nella formazione dello Stato per dare più importanza appunto a quello che sarà John Adams, quindi il secondo presidente degli Stati Uniti. Quindi i patrioti si impossessano delle navi del porto che gestiscono il commercio di tè e gettano in mare il carico. Il governo di Londra dà prova di forza approvando una serie di leggi repressive che portano i soldati inglesi nelle strade della città. Da qui il massacro di Boston, Sedere il martire e quindi l'idealizzazione appunto un po' della violenza dell'esercito inglese, la repressione dell'esercito inglese e quindi di fatto la figura del Minuteman. Sapete tutti quanti sono i morti del massacro di Boston? 5 persone, di cui un afroamericano che non era considerato una persona, quindi di fatto 4 persone. Però ci vuole appunto una opinione pubblica forte che riesca a descrivere queste morti causate dall'esercito inglese che occupava la città di Boston in un massacro. Quindi da qui andiamo appunto allo scontro di Lexington e Concord il 19 aprile 1775, dove compaiono appunto i Minutemen che rappresentano il popolo, e a differenza appunto del popolo nostro, che è un po' un popolo più simile all'idea di popolo che aveva Pisacane nell'Ottocento, è armato. Minutemen perché sono pronti a entrare in azione in un minuto e chiaramente a difendere le loro terre con un fucile. Ecco, questa è l'idea. Sono appunto dei cittadini, protestano, quindi anche in questo caso non possiamo dire che il populismo, così come l'abbiamo raccontato per quel che riguarda il People's Party, nasce come un movimento rurale. Però il termine populismo può essere anche adattato all'ambiente urbano. La protesta nasce dal basso contro appunto l'egoismo delle élite che governano addirittura non dalla città lontana, dalla città della costa, addirittura dall'Inghilterra, quindi dall'altra parte dell'oceano. Eccoci qua un po' a riflettere su questi vecchi e nuovi tiparti. In questo uso un testo di Giovanni Borgognone, Tea Party, la rivolta populista e la destra americana, quindi spiega perché i Tea Party sono considerati populisti e nello stesso tempo perché appartengono all'alveo della destra americana. E qui ci dice un noto sondaggista conservatore, Rasmussen, autore con Douglas Schoen di un volume su questi nuovi Tea Party, ha sostenuto che il populismo sia un dato essenziale appunto della storia appunto di questo tipo. Il populismo, dice il libro, è nel DNA, quindi nel DNA degli Stati Uniti fin dalle origini. Il riferimento di
Erasmus non era tanto ai movimenti coloniali, quindi a questi tipati, quanto alla presidenza di Thomas Jefferson e alla sua carica antisistemica, antigovernativa e individualistica. Ecco, qui abbiamo finalmente la figura del contadino, che a differenza del contadino europeo, che è spesso un affittuario, è un piccolo proprietario terriero. Ecco perché usiamo la parola farmers, ecco perché tendenzialmente ritroverete sui libri, quando vi raccontano questa storia americana, farmers. E perché non usano contadini? E addirittura ci aggiungono una parola in più, che si chiama appunto, il termine yeoman. Quindi le figure in sé sono gli yeoman farmers. Sono contadini che hanno un piccolo appezzamento e che lavorano il loro appezzamento. Il rischio è sempre quello appunto di ritrovarsi con uno speculatore, spesso assenteista, che possiede la terra e te la affitta, un po' ritrovarsi vittime di quello che era la situazione in Europa. Anche su questo ho scritto un libro un po' più sottile che appunto si chiama Contro i padri fondatori, petizioni e insurrezioni nell'America post-rivoluzionaria. Alle spalle trovate due contadini, all'epoca le incisioni erano su legno, quindi era difficile rappresentare queste persone, e i due contadini che poi sono anche la copertina del mio libro appartengono alla rivolta di Shays. Sono dei contadini che si accorgono che dopo la rivoluzione americana nulla è cambiato e quindi bisogna di nuovo prendere le armi e cercare di sconfiggere quello che sono appunto le elite dell'epoca e chi sono chiaramente lo stesso George Washington, che alla fine poi esce come uno speculatore terriero tra le tante cose che ha fatto. George Washington, a differenza di Jefferson, non sa scrivere granché bene, in questo avevo tradotto anche un testo che si chiama Regole di civiltà e di comportamento, ed è tutto quello che è riuscito a trascrivere nella sua vita. Però era un militare della Virginia e quindi sapeva essere tale a partire dalla soppressione della rivolta di Shays e di tutte le altre rivolte rurali che hanno in un certo senso affiancato la rivoluzione americana, in particolare la rivolta del whisky e poi quella di Fries, o anche detta della guerra con l'acqua calda. In che senso? Perché le donne buttavano l'acqua calda sugli esattori che andavano a cercare di misurare appunto la loro casa per tassarla. Queste sono cose che ritroviamo anche nel talk show serale, no? Oh, tassare la prima casa, una cosa impossibile. Poi ti ritrovi a dire, ok, ma che tu che casa hai? Io ho una casa di 60 metri quadri. Vogliamo chiedere a Berlusconi quanto è grande la sua casa? E perché lui non deve pagare niente e io alla fine non devo pagare niente? Forse non c'è un po' più pensare, rivalutare. Appunto era un po' il discorso di ieri sera appunto del programma di martedì. Comunque, lasciamo perdere la contemporaneità, anche se qua c'è molta contemporaneità, e ripensiamo magari a un altro pensatore che possiamo paragonare ai populisti in quest'epoca. E qui tocco appunto la figura di Thomas Paine. Non so se l'avete già incontrata nel vostro percorso di studi. Comunque lui è famoso per aver scritto questo pamphlet che si chiama Common Sense, il senso comune. Lo pubblica nel gennaio del 1776, proprio prima appunto del celeberrimo 4 luglio, e che cosa ci dice appunto nel suo Common Sense? Anche qui ho curato una raccolta di saggi, in questo caso è Sofia Rosenfeld, che in un suo saggio all'interno del mio libro L'età di Thomas Paine
appunto, dal senso comune alle libertà civili americane, quelle di cui ha parlato prima Martino, che sono quelle messe sotto pressione oggigiorno in, in Indiana. Ecco, Sophia Rosenfeld ci spiega che common sense, il significato di common sense è valido sia per quell'epoca con un certo senso, ma è valido anche oggigiorno. Che cos'è il senso comune? Chiedetevelo per la gente che vi sta attorno e troverete le radici dei movimenti populisti. E quindi il significato per Sophia Rosenfeld del senso comune contemporaneo è quello di recuperare un appello alla gente comune e alla sua saggezza. La gente comune tendenzialmente ha ragione e poi alla fine non si sa quanto è saggia, diventando anche un emblema per l'antipolitica di oggi. Gli scritti di Thomas Paine sono diversi e sono anche poi dopo molto più contestati dagli stessi americani, sapete, non lo sapete, però di fatto brevemente cadrà in oblio, morirà da solo nel 1809 in una piccola casa di New Rochelle. Al suo funerale, nonostante avesse scritto Common Sense, lodato da tutti i padri fondatori, si ritrova solo, e questo grazie a due scritti molto, molto forti, appunto, che sono soprattutto L'età della ragione, in cui contrasta appunto il senso religioso iperdominante dell'epoca, e anche appunto I diritti dell'uomo, scritto per contrastare l'opera di Burke. Ma secondo me quello che è più importante è il suo ultimo pamphlet, Agrarian Justice, che scrive nel 1796 e propone, badate bene, l'idea di un reddito di cittadinanza. Un'idea che è diventata uno dei punti del programma, adesso non citiamo il partito, però dell'ultimo appunto movimento populista italiano, quantomeno un movimento che viene spesso tacciato di populismo. Lasciamo l'epoca rivoluzionaria e andiamo a considerare appunto, il nostro Andrew Jackson. Vi cito un altro volume che è una cosa abbastanza importante per i populisti, di questa idea di politica e credenza, cosa credere nella politica. Bisogna avere appunto questa idea di persuasion, quindi bisogna persuadere la gente, e quindi in questo contesto possiamo parlare brevemente di Jackson, che vi avevo già accennato prima: origine popolare, carriera militare, la guerra che vi avevo citato prima, in cui emerge come una figura di riferimento con la battaglia appunto del gennaio del 1815 a New Orleans, e quindi la repressione degli indiani. In questo, come in molti altri momenti storici, gli Stati Uniti cercano il nemico, e forse anche l'idea del nemico è parte del ritrovare questo nemico, è parte del movimento populista. Un eroe per gli abitanti della frontiera, che continua con cura, appunto figlio genuino di una società democratica che marciava verso la conquista dell'Ovest, sprezzante degli altri popoli. Nella sua fondazione del Partito Democratico riaffermò la diffidenza appunto jeffersoniana verso il governo federale, e si presentò appunto come appunto il leader del Partito del Popolo, anche se nel partito c'era un po' di tutto. In questo avevo preso una citazione, però mi accorgo dal libro di Arnaldo Testi. È interessante riflettere sulla figura di Andrew Jackson per una serie di motivi, però a questo punto come dice mio figlio, balzerei. Quindi, balzato appunto il nostro Jackson, riprendiamo uno che viene considerato populista in un testo di Nicolao Merker che vi ho portato, che si chiama Filosofie del populismo.
In questo libro pubblicato per la Terza, Merkel ci dice che Henri Thoreau è populista. Anche in questo caso penso che un po' come la figura precedente di Paolo Spey. Qualcuno conosce Henri David Thoreau, l'autore? Sì, questa volta sì. Sì, perché è entrato fortemente, ecco, anche in altri momenti grandi di protesta, ad esempio la protesta degli operai di Singapore. I ragazzi di Singapore citavano Thoreau, citavano Martin Luther King e citavano Gandhi, erano i tre momenti di riferimento presi dalla storia. Noi storici, quando appunto ci trovano questi personaggi, di cui due, appunto Martin Luther King e David Thoreau, fanno parte della mia storia, in un certo senso siamo molto, molto soddisfatti. Vuol dire che loro ancora sono ancora in grado di comunicare qualcosa di importante. Thoreau è nato a Concord. Concord è la città dei mille. Ti ho detto prima Lexington, Concord, lo scontro avviene su un ponticello tra le due città. I patrioti mille scelgono di fermare l'esercito inglese. E quindi, in un certo senso, Concord come quintessenza del localismo rurale politano. Qui Merkel è un filosofo, scrive in un modo molto complesso, quindi vado a leggerlo direttamente. E quindi, ideologia agraria, anti-industrialista, che da lì a poco arriverà il populismo americano vero e proprio, cioè quello di cui andrò a parlare prossimamente, e appunto Thoreau diventa appunto questo populismo diventa una costante sin dal suo primo scritto sul possibile futuro della nazione. E in questo scritto, che si chiama appunto Il paradiso alla portata di tutti, Thoreau opponeva a quel futuro socio-tecnologico la propria diffidenza, sia in generale verso la scienza, che in particolare verso la modernità tecnologica. Esaltò invece la forza piccola individuale, ma costante e accumulata, che sta dietro ogni vanghera e campi, ed è la sola che fa realmente brillare le vallate e fiorire i deserti. Nulla poi doveva venire affidato alla cooperazione, perché nulla può venire realizzato se non da un singolo uomo, sorretto dai propri intendimenti morali. Sicché credo poco all'attività collettiva, questo citato Thoreau, quando si tratta delle questioni che attengono alla riforma del mondo. L'individualismo dunque è una petizione etica di principio. Alla professione di fede, in una vita di individualismo lontano dalla cooperazione, Thoreau diede personalmente seguito quando nel marzo del 1845 costruì una capanna nei boschi sulla Walden, a 2 miglia da Concord, dove restò per 2 anni nell'autoesilio di una vita il più possibile autarchica, credendo di riprodurre la propria esistenza la dimensione del presunto ritmo rigoroso individualista che sarebbe proprio dell'economia contadina, e li teorizzerà nel capitolo dell'economia di Walden, il suo testo più famoso del 1854, magari forse voi lo ricorderete per Disobbedienza civile oppure per In difesa del capitano John Brown. Però questo Walden è sicuramente Vita nei boschi, sicuramente uno dei grandi testi di riferimento e forse uno dei testi che più fondano il movimento ambientalista americano. Quindi appunto quel tipo di economia autarchica rappresenterebbe il vero antidoto allo spirito mercantile del New England, stigmatizzato come una malattia morale e mortale. Quello che ci dice Thoreau a questo punto è che il New England sta cambiando. Il New England non è più la terra dove i contadini possono trovare il ritmo delle stagioni, il ritmo della preghiera e soprattutto appunto, la voglia di recuperare quelle che sono le cose importanti della vita, e cioè i libri, e cioè una biblioteca, cosa che spesso molti di voi oggigiorno fuggono, e dal mio punto di vista
un grande atleta. Quindi anche Thoreau per Merkel è parte del grande movimento populista, e si accorge che in questo New England coloniale le cose stanno cambiando, nel senso che la gente diventa sempre più spinta dal dio denaro. Si accorge perché cercano di mettere a coltivazione tutti gli appezzamenti, e poi cercano appunto di coltivare il più possibile e di vendere quello che coltivano. Chiaramente è un mondo che cambia. Ci sono i treni che possono permettere a queste derrate alimentari, che banalmente sono le uova, le burro, che è quello che produce il New England, a Boston. Il treno riesce a trasportare tutto questo a Boston, e quindi i contadini si arricchiscono, e la terra ormai diventa ipersfruttata. Non c'è più spazio per i contadini in questo nuovo mondo. Si devono per forza muovere verso ovest, e vedremo come. La marcia verso ovest chiaramente porterà gli indiani ad allontanarsi da queste terre. Già Andrew Jackson aveva detto, con una legge che poi porterà avanti il suo successore Martin Van Buren, che gli indiani dovevano andare dall'altra parte del Mississippi. La legge si chiama Indian Removal Act, e porta tutti gli indiani dall'altra parte del Mississippi, quindi tutte queste terre verranno colonizzate da questi farmers americani. Qui si ferma un po' tutto. Se noi pensiamo alla prima esposizione universale negli Stati Uniti, che si tiene a seguito di quella inglese del 1851, che è la prima, l'esposizione universale americana che si tiene più o meno nello stesso Crystal Palace, un palazzo come questo di vetri, che viene costruito nel 1853 a New York, in quella che poi oggi sarà Bryant Park, e di fatto a fianco alla biblioteca appunto della New York Library di New York. In questo appunto, in questo contesto, in questa trasformazione, possiamo pensare al ruolo della appunto terra. Si sta perdendo, la gente vuole costruire delle cose appariscenti, e anche chi viene messo a gestire questa esposizione universale, Phineas T. Barber, lo conoscete? Impresario, famosissimo per che dire, aver portato a successo l'idea di circo, il circo Barnum. Quindi è importante in questo contesto capire che cosa serve a questi agricoltori. Ci muoviamo, andiamo appunto al Partito Populista, che rappresentano poi, sono rappresentati da questo Partito Populista. È una società che si trasforma, però l'agricoltura che dire, ha un suo ruolo, nel senso che possono essere messe a funzionare alcune macchine agricole, come ad esempio la mietitrice McCormick. Qui si capisce che l'industria si mette a servizio di questa agricoltura, anche se poi, come vedremo, molto spesso questi agricoltori, questi yeoman farmer, non hanno grandi soldi per comprarsi una mietitrice meccanica McCormick. Quindi chi fa più di tutti per questi agricoltori? Sicuramente Abraham Lincoln, il presidente della guerra civile, che tutti voi conoscete, garantisce questo futuro ai farmers americani grazie all'Homestead Act. È una legge che va sotto il nome appunto dell'Homestead Act, ma significa legge sugli insediamenti rurali, dando la possibilità ai coloni di acquistare una proprietà di 160 acri al prezzo di $1.25 all'acro. Pochi erano i lavoratori americani in grado di pagare tale somma, ma questa possibilità permise a molti immigrati, soprattutto agricoltori europei, spesso dell'est Europa, di lanciarsi verso la costa all'ovest americano e attraversare appunto quelli che Cimino ha chiamato i cancelli del cielo. Non so se avete visto questo film di Cimino, questo grande racconto di epopea
dell'attraversamento di questo ovest americano. Quindi furono proprio gli anni 70 e 80 quelli di cui stiamo parlando, quelli in cui in Russia nasce il termine populista e popolo narod, narodnik, eccetera. Sono questi gli anni che vedono un grande afflusso di salariati e coloni che raddoppiano la popolazione degli Stati Uniti, che passò da 30 milioni nel 1860, prima della guerra civile, a 50 milioni nel 1880. Le sorti di questa invasione delle terre indiane, sconfitti militarmente dopo l'episodio del generale Custer nel 1876, e di fatto in questo contesto, dopo l'episodio di Custer, il 1876, come abbiamo già ricordato, è la data dell'Expo di Filadelfia, che dà grande spazio all'agricoltura questa volta, perché la Pennsylvania è ancora oggi una terra di agricoltori. E poi, insieme a delle elezioni contese che si assomigliano molto a quelle che vi ho citato prima, tra Al Gore e George W. Bush, che vengono decise tendenzialmente da un comitato con 5 membri del Senato, 5 membri della Camera e 5 membri della Corte Suprema, effettivamente vengono decisi dalla Corte Suprema. Si va oltre il periodo di Ulysses Grant, che è il presidente che in un certo senso poi celebra l'inaugurazione dell'Expo di Filadelfia, che però viene sconfitto politicamente. Infatti il suo partito viene sconfitto politicamente da Hayes, che pone fine alla ricostruzione del Sud. E cosa rimane appunto di questo Homestead Act? Abbiamo curato una mostra a proposito, ho portato immagini, però sarà molto interessante, si chiamava La scuola nella prateria, l'Ovest americano tra memoria e abbandono. Avevo portato le immagini di un fotografo del New Mexico che ci ha mostrato letteralmente un magnifico fallimento. Che cosa è successo a queste fattorie, a queste persone che sono andate sul territorio e hanno costruito la loro casa? Di fatto sono quasi scomparse, sono pochissime le fattorie singole e molte sono completamente abbandonate, comprese le scuole della prateria, che erano appunto questi piccoli casotti che venivano posti vicino alle fattorie, perché il problema grosso era anche quello dell'istruzione. Bisognava dare un'istruzione ai propri ragazzi, questo loro lo sapevano, nell'arruolare appunto docenti che arrivavano appunto dalle città. Ecco, quindi in particolar modo questo grande fallimento è successivo, sarà dopo la crisi del 29, quando questa grande area si trasforma in un dust bowl, bacino della polvere, scodella della polvere. E perché? Perché quello era anche uno dei motivi per cui gli indiani non avevano creato delle realtà di coltivazione in quella terra. Erano delle praterie e come tali andavano benissimo per il pascolo dei bisonti, ma non potevano fruttare quanto frutta un territorio sul Mississippi oppure quanto frutta un territorio in Pennsylvania. Di fatto non erano produttive. Esaurita la produttività dell'epoca, tutto è un po' scomparso. Ecco quindi, dunque, logico, dimentichiamo un attimo la scuola della prateria e il magnifico fallimento, in questi anni queste praterie sono molto popolate. Sono popolate da immigrati, spesso appunto arrivano dall'Europa e in un certo senso si uniscono. Appare logico, dunque, scrivo qua, che negli anni Ottanta il termine russo populista divenne egemone anche in questo territorio, che vide la crescita delle Farmers Alliances, in cui confluiscono un po' tutti. Yeoman farmer un po' più grandi, mezzadri e affittuari. In queste alleanze, che raggiunsero i 5 milioni di membri, tra cui anche 1 milione di afroamericani, che erano organizzati nella Colored Farmers National Alliance. I loro leader, tra cui non poche donne, infiammavano gli animi esortando i contadini a insorgere
contro il money power delle città della costa, per recuperare il controllo delle proprie vite, per riguadagnare la terra, la dignità e l'autonomia, e per salvare, appunto, per salvarsi dalla corruzione del denaro. Quindi durante questi anni, che sono gli anni 80 dell'Ottocento, le Farmers Alliance fecero eleggere numerosi propri rappresentanti nei legislativi dei singoli stati. E da qui il passo per diventare un partito fu breve, quanto fu breve l'esistenza stessa del partito. Appunto, già nei primi anni del Novecento il People's Party vide contrarsi drasticamente la propria capacità di penetrazione, il proprio consenso, e nel 1908 il partito non esisteva più, tutti quelli appunto, che erano considerati leader, e poi li vedremo, erano entrati dentro nel Partito Democratico. Quindi, visto che è un po' quello che mi era stato chiesto, quindi all'origine quello di raccontarvi questo momento populista americano, andiamo a vedere la storia del People's Party, fondato il 15 luglio 1890 a Columbus, in Nebraska. Si tratta di un partito che per un certo periodo appunto ebbe dimensioni ragguardevoli e che sorse come reazione dei contadini, quindi farmers, contro lo strapotere del sistema bancario e della grande finanza. Scusate. A partire dal 1893, comunque dopo che nel 1892 era stato steso a Omaha il preambolo della piattaforma del partito, aveva cominciato a diffondersi sui giornali, ma anche nell'ambito della pubblicistica politica, il sostantivo populismo e poi partito populismo, che era un sinonimo di People's Party. Quindi questo People's Party fu dunque nei primi anni 90 il punto terminale concretizzato in un'organizzazione politica di una vasta protesta agraria originata negli ultimi tre decenni del secolo dalla crisi sociale e morale succeduta nel sud alla guerra civile, appunto periodo noto come ricostruzione, ma anche, forse soprattutto, agli effetti della crisi che tra il 1873 e il 1897 era stata accompagnata negli Stati Uniti da un calo quasi continuo dei prezzi agricoli. Quindi tutta questa gente andava sulla frontiera, questa frontiera ad ovest del Mississippi, produceva di tutto, produceva grano, produceva frumento, produceva appunto avena, e poi cosa ne faceva? Doveva per forza storarlo e spedirlo con la ferrovia nel grande centro commerciale, che è ancora tutt'oggi il centro commerciale dei prodotti agricoli, Chicago. Chicago diventa il punto d'arrivo di tutte queste derrate alimentari, e grazie alle ferrovie vengono spedite a New York e prendono la via dell'Europa. E cosa succede in Europa a questo punto? Che si vede inondata da tutto questo grano a buon mercato. È chiaro che la gente perde il posto di lavoro e quindi si ritrova in un circolo quasi inevitabile a non trovare più i soldi per mangiare e quindi prendere e partire per gli Stati Uniti. Un circolo molto, molto chiaro che è stato descritto efficacemente dagli storici. Quindi anche in Europa parliamo di grande crisi, parliamo di grande depressione, proprio in questi anni, 1873. E ritroviamo appunto un personaggio come Egisto Rossi che prende e va appunto assistente del senatore del Regno, appunto, il più famoso Alessandro Rossi, non era parente, ecco, non iniziare a parlare di parentopoli. Non era un suo parente, era solamente un suo assistente, che va negli Stati Uniti e cerca di capire il segreto della concorrenza americana. Torna negli anni 90 dell'Ottocento e pubblica un libro, lo trovate, chiaramente viene pubblicato nella capitale dell'epoca, appunto Firenze, e di fatto si chiede che cosa c'hanno gli Stati Uniti, perché producono così tanto a così poco prezzo? E ci si accorge che il motivo è quello. Ci sono prezzi bassi che sono garantiti dallo sfruttamento di questi agricoltori. Questi agricoltori in un certo senso sono quasi costretti a subire appunto
il prezzo basso e il calo continuo dei prezzi agricoli, chiaramente dovuto a una sovrapproduzione. Quindi il segreto del successo americano era un po' quello. Erano gli stessi europei che andavano dall'altra parte, che alla fine poi venivano sfruttati da quello che genericamente viene chiamato manpower. E poi vedremo però nello specifico chi sono questi personaggi che costruiscono questo manpower. E a questo punto c'è anche di mezzo la politica monetaria. E soprattutto la politica monetaria seguita dal governo federale ad aggravare la situazione. In sostanza fu il governo di Washington che adottò una linea monetaria forte, mantenendo fisso il gold standard, cioè la convertibilità in oro del dollaro. Questa politica favoriva i creditori e i grandi gruppi finanziari che vedevano rivalutarsi i crediti da essi vantati e danneggiare i debitori che vedevano i loro debiti costare sempre di più. Chi aveva appunto acquistato gli attrezzi, chi aveva acquistato le sementi, a un certo punto si trovava a pagare di più grazie al peso di questi debiti, di quanto effettivamente poi riusciva a creare con il frutto del suo lavoro. Quindi questo incideva soprattutto sulle campagne, dove i farmer si dovevano indebitare per far funzionare le loro fattorie. Calo dei prezzi, defrazioni, fecero sì che per moltissimi la situazione debitoria diventasse insostenibile. Mentre nelle città si parlava di Gilded Age, che è un po' quello con cui viene definita l'età dorata, perché in effetti non è d'oro, è solo dorata, perché è tendenzialmente un oro imperlicciato su una società che sembra andare a mille, ma in realtà c'è molta gente che soffre, e non sono gli unici che soffrono. Infatti qui poi vedremo marciare un altro movimento che era dei problemi del movimento populista, che sarà quello appunto socialista di Eugene Debs, però ci arriviamo tra pochissimo. Concentriamoci un attimo sulla politica monetaria, perché spesso la politica monetaria è quella che fa la differenza. Non ha senso che riusciamo dall'euro, costruiamo una politica monetaria che funzioni, così come Obama ha fatto con il dollaro. Il successo di Obama, il successo appunto di aver portato l'indice di disoccupazione al 7% e poi quello di aver superato una crisi che sembrava irreversibile quasi, è un po' quello di utilizzare la leva monetaria. E qui siamo in un'epoca che è pre-keynesiana. Keynes ancora non ci ha detto niente, però qui c'è gente che inizia a pensare a questo. Utilizziamo la leva monetaria per cercare di uscire da questa crisi, però le soluzioni sono abbastanza, come vedremo, strane e verranno anche un po' crocefisse. Mentre nelle città si parlava di Gilded Age, come vi dicevo, migliaia di agricoltori hanno perso le fattorie, oberate da pesanti ipoteche, tutto ciò a beneficio di banche che avevano sede nelle stesse città e società di intermediazione. I farmers iniziarono a chiedere a Washington di abbandonare il gold standard e cominciarono a coniare grandi quantità di moneta d'argento. Ciò avrebbe fatto aumentare il denaro circolante e innescato una moderata e benigna inflazione che avrebbe fatto risalire i prezzi agricoli e ridato fiato all'economia. Oro e argento avevano assunto dei significati simbolici. L'oro simboleggiava la moneta dei ricchi speculatori, l'argento la moneta della gente comune, che avrebbe dovuto costituire la base del grande esperimento americano di autogoverno popolare realizzato soprattutto in questo grande Ovest. Qui cito, secondo me, perché è abbastanza importante, un testo che forse è il più chiaro per quello che riguarda il movimento populista. Lui si chiama Oliviero Bergamini, il testo di storia degli Stati Uniti. Oliviero Bergamini oggigiorno lavora come giornalista della RAI e chiaramente ha scelto la carriera giornalistica nonostante avesse scritto molti libri interessanti anche in propria la grave crisi che il nostro sistema universitario sta affrontando. Quindi la situazione, scrive Bergamini, delle campagne di fine 800 nell'Ovest e nel Sud e il sorgere della protesta populista è la dimostrazione lampante di quanto fallace fosse il mito positivo del Far West come terra di arricchimento.
di facile trionfante dispiegamento dell'individualismo economico americano. Ecco appunto il problema dell'individualismo di Thoreau. Oltre alle variazioni dei prezzi sul mercato internazionale e agli squilibri della politica monetaria centrale, i farmers erano anche esposti agli abusi della società da cui dipendeva la commercializzazione dei loro prodotti. Ecco qui è più chiaro. Le compagnie ferroviarie praticavano tariffe esose. Quindi se tu dovevi portare appunto i tuoi prodotti a Chicago, stai sicuro che ti chiedevano molti soldi, e i soldi salivano sempre, sempre più nel momento in cui diventavano più che numerose linee ferroviarie, diventava un unico appunto monopolista del trasporto ferroviario. Eri costretto ad andare a Chicago, non c'era altro mercato. Quindi da una parte praticano tariffe esose per i contadini e poi concedono grossi sconti ai grossi produttori agricoli e agli industriali, perché hanno lo stesso finanziati da questi industriali. E anche i proprietari dei silos, dei magazzini, dei contenitori per l'imballaggio taglieggiano i contadini. Infine i fornitori di sementi e di attrezzi imponevano condizioni svantaggiose e le banche stabilivano tassi di interesse capestro. La vasta crisi agraria del sud dell'ovest metteva in questione il principio stesso dell'individualismo americano tanto mitizzato dalla retorica nazionale, specie quello di matrice jeffersoniana. I farmers, lungi dall'essere ormai il popolo eletto da Dio, si sentivano esposti allo strapotere di Wall Street. Mentre nelle campagne così sorsero appunto queste organizzazioni, abbiamo citato prima, e in particolare Oliviero cita quella dei Granges, associazione locale, sviluppatasi su iniziativa di Oliver Kelly per organizzare attività sociali, picnic e incontri che spezzassero il tremendo isolamento dei contadini. Quindi si tratta di uscire dall'isolamento, si tratta di ritrovarsi, si tratta appunto di organizzare degli incontri e dei picnic. Oggigiorno penso che il luogo più efficace è quello del web. Quindi le Granges ebbero un grande successo e produssero ben presto anche significative iniziative politiche, promuovendo l'approvazione degli stati dell'Ovest delle Granger's Law, che imponevano limiti alle tariffe di immagazzinamento e trasporto delle derrate agricole. La Corte Suprema, tuttavia, invalidò gran parte di queste leggi nel nome dell'assoluta libertà economica e le Granger's andarono declinando. Quindi c'è un tentativo locale dei singoli stati di agire con una politica monetaria del singolo Stato d'altra parte cercando di organizzare questi gruppi di contadini in un qualcosa di più che non dei semplici farmers individualisti che badavano al loro bene privato. Quindi, come ha mostrato Bergamini, le aree geografiche in cui si insedia questo partito populista, che rappresentano nella storia americana il tentativo forse più serio di spezzare il tradizionale duopolio del sistema politico statunitense, quindi democratici e repubblicani, furono peraltro quasi esclusivamente quelle più colpite dalla crisi. Da una parte il Sud, gli ex stati confederati, e il Midwest, questo Ovest di cui abbiamo parlato prima. I militanti del nuovo partito, una meteora politica che intercettò umori e malumori destinati a sopravvivere a lungo nella società americana, ben oltre la sua scomparsa, in realtà mai tramontati, come appunto il Tea Party dell'epoca di Obama ci ha mostrato. Queste persone si proponevano di combattere il monopolio delle compagnie ferroviarie, le grandi proprietà anonime della terra, e quindi già ci avviciniamo, sono proprio gli anni in cui le corporation iniziano ad acquistare il loro potere grazie ad un emendamento della Costituzione, appunto il 14°, che garantiva la cittadinanza agli afroamericani. Questa volta, in questo emendamento, appunto vi ricordate il 13°, il 14° e il 15° emendamento, il 13° Spielberg ci ha costruito un film sopra, no?
Lincoln, è tutto giocato su riuscire ad ottenere appunto la fine della schiavitù, 13° emendamento. 14° emendamento si dice successivamente, come disse Grant, che gli afroamericani sono dei cittadini americani. Il 15° emendamento ci dice che alla fine questi non sono solo cittadini, ma anche, hanno anche il diritto di voto. Quindi tra questi tre emendamenti, che sono tendenzialmente noti come gli emendamenti della razza, il 14° è stato utilizzato da Reconciliation una propria autonomia giuridica, quindi di fatto si sono costruiti appunto come società anonime che però avevano diritto di cittadinanza, quindi potevano scendere nelle arene giudiziarie per fare valere i propri titoli. Quindi le tariffe protezionistiche, il monometallismo aureo che rendeva scarso il denaro liquido e impotentissimi possessore del medesimo, insomma il grande capitale industriale e finanziario che aveva il suo centro nell'est, in particolare a Wall Street, estendeva i suoi tentacoli dappertutto. Quindi non solo il big business e il money power che dividevano la nazione in poveri lavoratori rurali e urbani e in milionari corruttori e parassiti, venivano tuttavia avvertiti come nemici, ma erano considerati tali anche da un nascente complesso razziale, appunto quell'idea un po' fantasmagorica all'epoca del melting pot. Quindi il problema razziale entra in questo contesto. E questi addirittura li chiamano nella Gilded Age Robber Barons, i baroni ladri. Queste sono persone che vengono poi alla fine anche criticate nel momento in cui appunto il movimento operaio sceglie di ribellarsi con un grande sciopero. E lo sciopero che cito è quello di Pullman, conoscete tutti il termine Pullman che intanto ci salite, però di fatto Pullman era un costruttore di carrozze di Chicago e faceva carrozze per i treni. Siccome aveva capito che la gente voleva viaggiare comoda, queste carrozze le faceva comode e di fatto erano carrozze che viaggiavano nella notte, poi faceva anche altro tipo di carrozze come ad esempio quelle al ristorante eccetera eccetera. Quindi lui costruisce carrozze a Chicago, però nello stesso tempo riesce a gestire appunto le sue carrozze in un trust appunto con i proprietari delle ferrovie, quindi su quel tratta ferrata possono circolare solo le sue carrozze e quindi lui alle spalle avrà appunto anche dei portapagagli, avrà dei camerieri. L'idea forse interessante di Puma è che faceva lavorare come camerieri e come portapagagli gli afroamericani, che è una cosa abbastanza strana per l'epoca. La sua è un'idea di capitalismo appunto, quasi utopico, infatti costruirà una città che si chiama Town, a sud di Chicago, e legherà alla fabbrica di costruzioni appunto di carrozze un po' tutto il destino appunto, di questi operai. Alla fine un po' il destino era forte, poi si ribellano. In questa città di fatto non si potevano bere le alcolici. E quello del proibizionismo sarà una realtà molto forte che poi porterà gli Stati Uniti ad avere una legge sul proibizionismo. Il consumo degli alcolici verrà combattuto non nel senso di poter bere gli alcolici ad alta gradazione, perché dobbiamo bere una birra, però conosciamo benissimo questi momenti di integralismo che ultimamente stiamo ritrovando in alcune realtà del mondo islamico. Ok, quindi superiamo il problema per parlare un po' degli avversari dichiarati e odiatissimi appunto di questa realtà, appunto, erano soprattutto gli ebrei, gli immigrati più recenti, gli stranieri e naturalmente i neri. Quindi se per Pullman, se per il Robert Barnes di turno, di fatto i neri potevano costituire una ricchezza, come costituire una ricchezza per tutta l'immigrazione che arrivava e finiva nelle fabbriche di Chicago. Vi ricordo il testo di Upton Sinclair della giungla che racconta benissimo che cosa succedeva in queste fabbriche di Chicago. Ecco, di fatto
appunto, certo questi che usavano i neri delle fabbriche, i neri diventavano i nemici. E come tra l'altro ho sentito la presentazione del professor Puzzi, questa è una cosa abbastanza importante nel populismo, cioè trovarsi un nemico, questo è abbastanza chiaro. Quindi, con pochi sospetti venivano inoltre considerate le persone contro, cui veniva contrapposta la semplice e rettilinea etica dell'uomo comune, del piccolo produttore onesto, dell'individuo, cioè che solidarmente con i propri simili percepiva la propria piccola proprietà rurale, una micro comunità di lavoro e di destino, come autonomia di vita, come fatto insormontabile, come valore irrinunciabile, persino come missione religiosa. La ricchezza, si sosteneva, doveva appartenere a chi la produceva. Per ostacolare questo elementare principio erano sorti dunque ovunque intrighi e giganteschi complotti. In particolare, negli stessi documenti programmatici del People's Party veniva denunciata una vasta cospirazione contro l'umanità organizzata su due continenti ormai dilagante nel mondo intero. Quindi, dopo il 1890 questa presenza populista diventa proprio quella di un terzo partito e a partire dall'atto fondativo di Columbus nel Nebraska, circa il 15 luglio 1890, poi si tennero due convegni l'anno successivo, il primo nel Kansas dove fu formulato un manifesto programmatico dopo che i populisti avevano ottenuto il controllo della legislatura. E portando William Peff, che poi lo vedremo in un cartoon, a diventare il primo senatore populista al congresso di Washington. Quindi a questo punto nel 1890 i populisti eleggono in Kansas dei loro uomini e portano William Peff al congresso. Il secondo convegno si tenne nel maggio del 1891 a Cincinnati, in Ohio, e viene considerato da molti storici il reale momento di costituzione del partito, confermando con 1400 partecipanti il rafforzamento dei legami tra Ovest e Sud e tra coltivatori e altri gruppi riformisti. La presenza nel congresso di un gruppo ufficiale di una decina di populisti all'interno dei democratici rende urgente la decisione di porsi subito come partito nazionale per non vedersi rubare il programma. Quindi il 22 febbraio 1892 il People's Party si raduna a St. Louis nel Missouri e unisce una delegazione delle 8 organizzazioni aderenti, quindi un calidoscopio: il Peace and Freedom Party, il Common Good People's Party, il Country People's Caucus, il Human Rights Party, pensate a queste parole così importanti oggi, il Liberty Union, il New American Party, il New Party e il No Party. Cioè, 8 tendenzialmente partiti presenti in quel momento appunto a St. Louis si riuniscono per fondare il People's Party, qui alle mie spalle il banner che poi parteciperà alle elezioni. Il programma che veniva definita una seconda dichiarazione di indipendenza e da questa definizione il simbolo del partito che avete visto prima era la Liberty Bell di Philadelphia, conteneva una rivendicazione di ampio raggio, la nazionalizzazione delle ferrovie e dei telegrafi, la restituzione al demanio di tutte le terre incolte possedute da speculatori, gli speculatori assenteisti di cui in passato rappresentati, vi ho citato prima, dal primo presidente George Washington e dalle compagnie ferroviarie, l'adozione di una politica monetaria inflazionistica basata sul libero conio dell'argento, l'imposizione di una tassa federale sul reddito, l'elezione diretta dei senatori, che all'epoca erano nominati dai legislativi degli stati, l'istituzione del risparmio postale e soprattutto la creazione di un apparato di magazzini federali che consentissero ai farmers di ricevere denaro anticipato e di immagazzinare i prodotti a condizioni favorevoli per poi rivenderli nei momenti migliori. Si trattava dunque di un intervento del governo nell'economia che molto prima di Keynes veniva ritenuto poco meno che rivoluzionario. Il preambolo del documento denunciava i mali della società americana e aggiungeva la promessa di questo terzo partito di porvi rimedio.
come magia si alzarono in piedi all'unisono 100.000 persone, ricordo i giornali dell'epoca, e dalle loro bocche si levarono le grida che invocavano la strada verso la libertà. Il congresso del partito per la nomina dei candidati venne organizzato a Omaha, in Nebraska, il 2 luglio, dopo mesi di incontri su scala nazionale per cercare di ricucire tutte queste galassie politiche. Il richiamo all'esperienza della rivoluzione americana era evidente. I delegati erano 1776 e la nomina dei candidati alla presidenza fu fatta il 4 luglio. Candidato alla presidenza era James B. Weaver, che vedete appunto in alto su questo poster elettorale, un ex generale dell'Unione dell'Iowa, quindi durante la guerra civile, e sotto James Field della Virginia, un ex generale della Confederazione sudista. Quindi in questo contesto, tutti i punti di programma di St. Louis annunciati a Omaha provocarono un entusiasmo tale che apparve chiaro la loro trasformazione in articoli di fede. In gioco c'era più della crisi agricola o monetaria, si trattava di difendere l'identità stessa della Repubblica, era quella dei padri fondatori oppure quella di pochi imprenditori e finanzieri, di Robert Burns. Le alleanze elettorali in difesa dei deboli per arginare la polarizzazione sociale includevano anche Knights of Labor. Non avete seguito un corso di storia degli Stati Uniti, quindi qua siete un po' soprattutto storia dei sindacati. È il primo sindacato americano che si riunisce appunto a Filadelfia come Cavalieri del Lavoro. Quindi i Cavalieri del Lavoro sono tali perché sono operai skilled, nel senso che sono operai specializzati e loro vanno fieri appunto di essere tali. Quindi i Knights of Labor entrano all'interno di questa galassia populista e quindi ci sono le associazioni di mutuo soccorso e la già citata organizzazione dei coltivatori afroamericani. Ecco dunque la fragilità del partito che fu sconfitto proprio giocando sulle questioni razziali, trasformando il tema del primato dell'argento fulcro del programma del Partito Democratico nelle elezioni successive del 1896. I populisti venivano anche attaccati dai grandi giornali schierati come con i due partiti dominanti. I disegnatori politici li raffiguravano come inetti e bifolchi, in particolare il senatore del Kansas William Pfeffer, che andiamo a vedere nel cartoon successivo. In questa rivista di Giorgio, che è quello con la barba lunghissima, appunto viene preso in giro sia per il suo nome e sia per la barba. In ogni caso loro vengono raffigurati, questa è l'epoca in un certo senso in cui si passa un po' dal volo sulle mongolfiere al volo aereo. Tenete presente che già all'esposizione di St. Louis del 1904 sono presenti degli aerei che fanno la loro parte, anche se all'epoca il volo era esclusivamente appunto del pallone aerostatico. E un po' in questa idea di pallone aerostatico vi dà l'idea di quanto erano considerati folli i programmi dei appunto populisti americani. Proprio Pfeffer sarà il primo, con la barba lunghissima che scende, sarà il primo a comporre una storia del partito populista, da cui ho tratto queste informazioni, scritta nel 1899 come volume di memorie, scoperte solo successivamente, pubblicate a cura di Peter Angersinger nel 1992 per la University Press of Kansas. Quindi, Weaver e Field, qui torniamo ai due del ticket elettorale, quasi una cosa impossibile mettere insieme, soprattutto se poniamo all'interno di questo movimento gli afroamericani, perché chiaramente gli afroamericani nel sud andavano incontro a linciaggi, qualsiasi cosa facessero. Quindi Weaver e Field nel loro ticket elettorale ricevettero più di 1 milione di voti popolari, 8% in termini percentuali, diventando una forza politica nazionale che si preoccupava seriamente, appunto, che preoccupava seriamente i due partiti dominanti.
non avevano però conquistato la maggioranza degli stati del sud a causa della già ricordata questione razziale. Quindi in ogni caso, con l'idea di includere nel loro partito un'associazione di contadini afroamericani, si erano persi completamente gli stati del sud greco. Quindi, che cosa succede a questo partito? Di fatto, le elezioni successive, quelle del 1896, i populisti, dopo un lungo dibattito interno, decisero di allearsi con i democratici e appoggiarono il loro candidato, William Jennings Bryan. Nativo nel Nebraska, Bryan rappresentava, qui lo vediamo illustrato in un cartoon, dopo appunto Peffer, mi sembra, ecco, anche questo volume scritto da Peffer, Populism, Its Rise and Fall, quello da cui un po' citiamo queste informazioni, ed ecco finalmente, scusate, Bryan. Ecco, vedete, alla fine diventa un personaggio quasi caricaturale con questa grande croce. Perché questa croce? Chiaramente lo scopriamo subito. E perché soprattutto questa corona di spine. Nativo del Nebraska, Bryan rappresentava insieme le potenzialità e i limiti del radicalismo agrario. Ostile al Money Power del Nord-Est, anche se in modo sommario e massimalista, Bryan si riteneva davvero difensore della gente comune. In occasione della convenzione democratica ottenne la candidatura grazie a un discorso ispirato dai toni biblici, in cui accusò la grande fianza di voler crocefiggere l'umanità appunto su una croce d'oro. La vedete alle mie spalle? Una croce d'oro. Il giovane oratore fu sommesso dagli applausi ed esaltato come eroe popolare. Ma puntando tutto sulla, ecco, appunto, questo diventava una corona di spine per il povero contadino, lo vedete alle spalle, appunto, diseredato. Ma puntando tutto sulla questione dell'argento e dell'oro, possiamo dire che Bryan impoverì la piattaforma populista. Tuttavia il progetto di ridare spazio agli interessi del mondo agricolo fallì. Il mondo ormai era quello delle industrie, i democratici populisti persero le elezioni, di poco ma le persero. Bryan ottenne il 48% dei voti popolari contro il 51% di William McKinley. Ma la distanza dei voti elettorali dal repubblicano McKinley. Ma la distanza dei voti elettorali era maggiore, 271 per McKinley, 176 per Bryan. I voti popolari contano appunto molto più il peso dei singoli stati. Dove riesci a vincere ti prendi il voto popolare, chiaramente stati come New York, il Texas o la California hanno un peso maggiore. Quindi la nazione non era più ormai agricola, era avviata sull'affermazione del capitalismo industriale. Il populismo nella sua accezione agraria fu sconfitto per l'incapacità di trovare alleanze forti nella società americana. Il tono messianico, l'idea proibizionista sul consumo degli alcolici che rimane forte in questi contesti e che porterà a un emendamento della Costituzione americana che vieterà il consumo di qualsiasi tipo di alcolico, l'esportazione e la vendita, creazione, certo, e quindi i toni nativisti resero chiara la frattura tra le masse urbane operaie con i nuovi gruppi etnici che poco avevano da spartire con le farne dell'Ovest e del Sud. Soprattutto nel Sud la forza del populismo fu imitata anche dal richiamo alla white supremacy. Qui il Partito Democratico insisteva sulla separazione tra bianchi e afroamericani e del resto, come fece orgogliosamente scrivere sulla sua tomba Bryan quando morì nel 1925, era stato un membro del Ku Klux Klan, la celebre organizzazione fondata a Pulaski alla fine della guerra civile e che terrorizzava soprattutto in questi anni gli afroamericani con ripetuti linciaggi. Quindi queste contraddizioni di Bryant,
le ritroviamo anche nel suo continuum di politico democratico. Ultimamente ho lavorato sulla Prima Guerra Mondiale, appunto per le celebrazioni, e in questo contesto lo ritroviamo come segretario di Stato di Woodrow Wilson. Cioè Woodrow Wilson, anche lui chiaramente del Ku Klux Klan, legato appunto a questo mondo democratico, lo prende come segretario di Stato e qui scopre i suoi limiti. Lui non vuole appunto che gli Stati Uniti entrino nella Prima Guerra Mondiale. Alla fine, quando succede di tutto, la guerra terroristica della Germania con l'affondamento dell'Lusitania, l'intervento tedesco in Messico su diversi piani, da una parte appunto la promessa di dare al Messico il Texas nel caso il Messico fosse entrato in guerra, e poi il finanziamento tramite New York, ecco queste, questi soldi che girano vorticosamente nel mondo e girano vorticosamente nel mondo, che, appunto $500,000 tedeschi che avrebbero finanziato chi? Pancho Villa, il famoso appunto rivoluzionario messicano, per che cosa? Per creare problemi agli Stati Uniti. Ecco, nel momento in cui si scopre tutto, tutto questo, gli Stati Uniti vogliono entrare in guerra, Bryant no, e quindi a questo punto Wilson lo licenzia, e lui cosa fa? Lo vedete ancora nelle mie spalle, in modo un po' buffo, si propone come soldato. A questo punto vuole andare a combattere lui personalmente nella prima guerra mondiale. Wilson chiaramente gli dice no, e non si rivedranno più. Quindi adesso le cose sono cambiate. In questo mondo, appunto quello della guerra ispano-americana del 1898, c'è una figura, quella ricordata all'inizio, quella di Theodore Roosevelt, che con i suoi Rough Riders, il vicepresidente appunto di McKinley, forma un reparto d'assalto e quindi si mette, dimettendosi appunto dal suo ruolo. Questo passo politico patriottico Roosevelt riteneva, dopo aver osservato a lungo i populisti, che il leader doveva mettersi in gioco personalmente e doveva mostrarlo alla gente comune. Ecco da qui il legame forte tra populismo e leader forte. Quindi dopo un mese i soldati spagnoli a Cuba si arresero, mentre nelle Filippine la flotta americana vinceva senza problema una guerra durata poco più di due mesi da quando la prima nave era salpata dalla California. A luglio, infine, le truppe americane occuparono anche Porto Rico. Alla base populista la guerra era sembrata un atto comprensibile. La Repubblica Americana difendeva gli oppressi, portando la libertà ai farmers, che questa volta non erano del Midwest, ma del mondo feudale spagnolo. In questo Roosevelt aveva letto i sentimenti dei ceti populisti ed era pronto per proporre il suo progetto politico progressista. A differenza del populismo, di cui peraltro ho ripreso alcuni temi, il progressismo ebbe le sue basi nelle città e nelle classi medio urbane. Questo nuovo ceto medio si stava organizzando nelle nuove associazioni professionali di medici, ingegneri e avvocati, che diventavano centrali come erano stati nei decenni precedenti, quelle degli agricoltori americani, farmers. Anche in questo caso le associazioni si impegnarono in progetti di riforma sociale e politica, ma questa volta si affiancarono ad amministratori vicino al Partito Repubblicano. Ecco che Theodore Roosevelt sceglie appunto di stare nell'alveo repubblicano. I ceti operai si affideranno invece politicamente a Eugene Debs, il leader sindacale uscito dalla grande esperienza dello sciopero Pullman di Chicago. Infatti nel momento in cui gli scioperanti della fabbrica di Pullman decideranno di mettere a ferro e fuoco l'Expo di Chicago, che verrà la White City, che verrà bruciata, alla fine ci saranno l'intervento della Guardia Nazionale e nello stesso tempo l'aiuto dei lavoratori delle ferrovie di Eugene Debs. Quindi Eugene Debs sceglie, capisce che c'è spazio per fondare il Partito Socialista Americano, che si presenta a partire dalle elezioni del 1904
e poi quelle successive nel 1908, dove ottenne appunto più di 400.000 voti, e nel 1912 riuscì a raggiungere i 900.000 voti. Quindi di fatto un risultato, nonostante chiaramente gli americani fossero sempre di più, che viene replicato anche nel 1920. Ecco, anche in questo caso un terzo partito, il Partito Socialista, che entra nelle elezioni americane. Quindi non un caso dal punto di vista singolo, in questo tentativo di rompere quello che chiamiamo duopolio. Quindi concluderei, prima di lasciarvi appunto spazio per le domande, con alcune riflessioni proprio sull'idea di populismo. Quindi il termine populismo, pur influenzato dalla comparsa della nuova realtà politica negli Stati Uniti, non servì solo per descrivere oggettivamente la fisionomia del nuovo partito. Esso si autonomizzò progressivamente dal contesto specifico, come forse era inevitabile, e cominciò ad assumere una figura negativa, una sfumatura negativa che era destinata negli anni successivi a persistere, anzi ad ampliarsi, tranne qualche vistosa eccezione, in tutte le lingue occidentali. Già nella seconda metà degli anni 90 la parola in questione veniva infatti associata a significati che tendevano a connotare il populismo come un fenomeno accostabile al paternalismo e alla demagogia. E se in russo appunto il termine, criticato meno che fosse il movimento, veniva sempre collegato a una forma di socialismo, magari romantico o utopistico, ora il termine populismo, nelle sue componenti di sinistra e di destra, si discostava nettamente dal socialismo e in qualche misura si appunto ripartiva in due realtà senza dubbio contigue, ma differenziate per referente e per significato. Per un verso, infatti, sul versante oggettivo, dal punto di vista della sociologia della modernizzazione, ricordo appunto uno studio recente del professor Martinelli sui populismi europei, quelli da cui un po' dobbiamo, con cui un po' anche voi vi confronterete, appunto esso stava a significare una sorta di sindrome che si impadroniva della povera gente in una situazione di disagio economico, il momento di crisi, accentuato o nel corso della difficile transizione da un'economia prevalentemente agraria e contadina, largamente fondata sull'autoconsumo, a un'economia permeata nelle stesse campagne da un'industrializzazione e da una finanziarizzazione crescente. Il populismo, in altre parole, rappresentava una forma di resistenza e una risposta autoreferenziale ma di massa alle difficoltà e ai traumi, anche psicologici, di un dirompente mutamento sociale. Ecco dunque, per concludere, il riferimento forte all'epoca dei Tea Party, la fine della prima presidenza Obama, con cui abbiamo esordito. Ancora una volta essi cercano di sottrarsi al politicante di Washington. In questo Obama è stato abile nel contrastare con politiche effettive e discorsi come quello di Osawa Tomei, che ho citato all'inizio del mio intervento, in quello stesso Kansas che avevano visto nascere il Partito Populista Americano. Vi ringrazio per l'attenzione. Domande, se vedessimo che la storia degli Stati Uniti è una storia breve, 200 anni, ma molto significativa e soprattutto pieno di persone veramente importanti. Sono persone appunto, come vi ho ricordato prima, che spesso vengono citate nei movimenti popolari, come quello appunto di Singapore, la rivoluzione degli ombrelli, quando si parla di Thoreau, Martin Luther King, e adesso in un certo senso, anzi, sono molto contento di insegnare la storia degli Stati Uniti in questo periodo, non lo ero nell'epoca di George W. Bush, voi potete benissimo capire anche il perché.
di fatto la presidenza Obama, soprattutto i suoi discorsi molto appropriati e anche poi la sua efficacia di combattere effettivamente la crisi che origina appunto i movimenti populisti, mi fanno sempre molto molto felice, anche perché poi a differenza di George W. Bush, Obama si esprime in un bellissimo inglese comprensibile e appunto i discorsi sono quasi sempre una lezione di storia. Volevo citare, visto che c'è un all'inizio appunto abbiamo parlato di esame atomico, c'è un mio ex studente ormai che ha fatto una tesi appunto su questo e quindi ha raffigurato i due discorsi, quello di Theodore Roosevelt all'esame atomico all'inizio del Novecento e quello di Obama, per cercare un po' di cogliere questo afflato populista che viene in un certo senso decostruito per riuscire a portare avanti una politica che poi alla fine funzioni, perché la gente poi alla fine è quello che chiede, soprattutto la politica che va sotto il nome di Obamacare, no? La politica che riguarda appunto la sanità, è un tema fortissimo, un tema molto contemporaneo, che ti spiega come a un certo punto certe cose funzionino in una realtà composita come gli Stati Uniti, in questo Obamacare si può dire che funziona. E niente, appunto, voglio ringraziarvi per essere presente, positiva la discussione è andata bene, anche se sembra assurdo quasi collegare due periodi così diversi della storia americana. Però Obama l'ha fatto, con coscienza, è andato lì, perché sapeva che Theodore Roosevelt era andato lì cent'anni prima, non dice chiaramente nessuno discorso. Prego. Mi chiedo anche una cosa, due, anche se una non ce l'ho tanto chiara in testa, la prima è invece, cioè, in parte sono vicine, e riguarda un po' quello di cui parlavamo prima arrivando in macchina, il tema delle tensioni sociali che stanno riemergendo. Vabbè, all'inizio parlavamo della questione dei diritti civili, però c'è anche una questione legata un po' al rapporto conflittuale tra bianchi e neri negli Stati Uniti, che non so quanto, come dire, che sicuramente c'entra col discorso con la storia dei movimenti populisti, e se vuole c'è anche un po' un ritorno di nuovo di un ritorno, cioè il ritorno di Obama recentissimo sui luoghi di Martin Luther King. Da questo punto di vista però è più rischioso l'aspetto, non voglio assolutamente fare una classifica tra se è peggio, come dire, la discriminazione sui diritti civili piuttosto che nei confronti dei neri, però questa frattura tra, in certe zone degli Stati Uniti, tra bianchi e neri, questo ritorno di questa, come dire, conflittualità forte e anche identitaria un po' del movimento, soprattutto giovane, perché poi sono giovani neri che hanno una capacità conflittuale abbastanza elevata, conflittuale nei termini di come si esprime oggi la conflittualità, quindi riot metropolitani piuttosto che insomma di questo tipo, potrebbe essere, cioè, come si inserisce in un discorso di ritorno di temi legati al populismo? Certo, è chiaro che queste sono cose che erano state vissute all'epoca e in altre realtà. Pensiamo allo scontro razziale che oggi si verifica a St. Louis, a Ferguson, che sta vicinissimo a St. Louis, ti dice che appunto le città americane sono cambiate. All'epoca, nel Novecento, di fatto a St. Louis non c'era un afroamericano, non lo potevi trovare, perché gli afroamericani stavano tutti dall'altra parte del ponte costruito da Hitz nel 1874 che attraversa il Mississippi, stavano a East St. Louis, era East St. Louis dove dormivano, dove vivevano, dove appunto giocavano, e attraversavano il ponte solo per andare a lavorare. Non c'era una
tendenza a integrarsi. Il melting pot non esisteva, esisteva in altre aree, tipo Los Angeles nel 92, quindi abbiamo la rivolta di Los Angeles nel 92, Watts nel 63 di fatto. Quindi quello che sta vivendo oggi questo Midwest è in un certo senso quello che ha vissuto prima appunto New York, appunto con la marcia per i diritti di quello che è prima ancora quella di King a Washington, chiaramente negli anni 50, per il popolo nero di fatto. E quindi vediamo che quelle tensioni che sorgono nella Harlem degli anni 50, che poi vengono portate da Martin Luther King a Washington con la marcia del 63, e il fatto che poi esplodono di nuovo Watts prima nel 63 stesso e poi nel 92, il fatto che adesso sono più che dire, dirette verso una zona che prima non aveva nemmeno avuto questi problemi, perché le realtà erano completamente separate, uguali ma separate. Adesso una sentenza della Corte Suprema è un reale stato delle cose. In questo ci ritroviamo in quest'epoca a toccare temi che sono appunto quello una volta delle donne che in questi anni stanno lottando per avere il diritto di voto, che avranno nel 1920, però sono molto attive. Ecco, se come si diceva appunto non c'è una liberazione della donna, alla fine non ci può essere, non si può includere appunto in questo mondo americano. Questi erano stati strani, perché magari davano il voto alle donne e li toglievano agli afroamericani, che di fatto è una cosa molto curiosa. Quindi dovremmo aspettare il Civil Rights Act di Johnson per avere questo diritto di voto. Quindi questioni problematiche, tensioni che chiaramente attualizzano il tema a altri problemi che sono problemi che di fatto sono appunto quelli dell'America di oggi, un'inclusione sociale, come ci dice Obama, di una nazione che è costruita sull'immigrazione. Se qualcuno c'ha da recriminare su una legge sull'immigrazione che non funziona, forse sono gli unici, sono i nativi americani, perché sono stati quelli che di fatto sono stati penalizzati da queste leggi sull'immigrazione. Però ecco, questi temi nuovi, straight chiaramente di cittadino che si comporta in un certo modo e gay. Obama ci dice che straight vuol dire che è la direzione giusta, è la direzione diritta. Però di fatto lui dice ci sono anche i gay, devono far parte di questa America, così come dovranno far parte di questa America anche i cittadini ispanici, i cittadini cinesi, eccetera, eccetera. Però quando poi entri nello specifico, entri nella vita quotidiana, ti ritrovi davanti appunto ai problemi veri, che sono quello della violenza. Come un po' si diceva prima, gli linciaggi sono parte del culto della violenza americana. C'è un bel libro di Michel Slotin che si chiamava Regeneration Through Violence, una storia americana vista attraverso i temi della violenza. Questa violenza si ripercuote sulla vita quotidiana. Potete vedere benissimo che tu esci di qui, ti trovi davanti uno con la pistola. Che succede a Milano è molto difficile, che succede a Filadelfia è quasi appunto la norma. Quindi trovi una persona che ha il diritto di portare un'arma e che ti assale e ti chiede dei soldi con l'arma puntata. Questo in un certo senso è un po' il rischio della società americana, che si è costruita appunto su questa regola, che è uno degli emendamenti della Costituzione americana, il secondo, che appunto tutti hanno il diritto di portare le armi. Quindi in questo contesto trovi una persona armata e come puoi proteggerti? Due possibilità: o ti rivolgi alla polizia, e quindi la presenza della polizia è importante, oppure ti compri un'arma.
non ci sono grandi scelte. Ecco, in questo caso un urbano che non interviene nel caso di Ferragosa, perché sa benissimo, poi interviene in un secondo modo, nel senso che manda appunto il segretario della giustizia, e gli dice vai a vedere se funziona quella diavola di giustizia, perché alla fine mi sembra che c'è qualcosa che non funziona. E poi si scopre che lo sceriffo metteva più multe agli afroamericani e che chiaramente annullava le multe ai suoi parenti, ma questa è un po' la società, così come poi funziona praticamente giorno dopo giorno. Ma lui non può dire sono contro la polizia, la violenza, e perché poi ti succede come quello che è successo appunto a New York con Di Blasio. Di Blasio ha detto quello poteva essere mio figlio, di fatto, e i poliziotti che sono incaricati di controllare appunto la città, a fine poi ti girano le spalle, oppure addirittura c'è uno che prende il fucile e ammazza i poliziotti, il che ti crea veramente molti problemi, perché poi alla fine quando uno ha delle armi, l'unico motivo per uno che non ha armi, soprattutto per un turista oppure per uno studioso come noi, è quello di affidarsi alla polizia, che in un certo caso può anche funzionare. Non so se sono stato chiaro, comunque tra tensioni che sono un po'. Va bene. Grazie tantissimo, questo studio continui con successo, perché alla fine è quello che ci serve.